Ciao a tutti, inauguriamo le video interviste di Tempi Dispari con il gruppo torinese Gli Alberi, che ringraziamo per la collaborazione. Gli Alberi sono reduci dalla pubblicazione di Reinhold, un disco davvero molto intenso, e per tematiche trattate e per i suoni anche utilizzati, che ottimamente si adattano ai testi e all'andamento narrativo. Ma sarà comunque la band a spiegare come sono andate le cose per la pubblicazione di questo disco. All'interno dell'intervista non ci sarà una voce narrante, perché l'importante è la musica, l'importante è quello che i gruppi hanno da dire. Se volete ascoltare semplicemente l'intervista senza il video, ricordate che c'è anche il podcast, sempre accessibile dal nostro sito. Detto ciò, buona visione e buon divertimento con questa intervista. Ciao a tutti, siamo Gli Alberi, io sono Davide, basso e voce. Io sono Arianna, voce. Matteo, la chitarra. Giovanni, tastiere e chitarra. Come Alberi siamo attivi dal 2012 qui a Torino. Il perché è una bella domanda, perché volevamo esplorare un nuovo genere musicale, nuovo per noi, che era il post-rock. E ci siamo riuniti e abbiamo dato via agli altri. Ma il nome Gli Alberi nasce un po' dalla nostra voglia di raccontare anche un po' un messaggio positivo, oltre che cantare semplicemente delle canzoni. Vogliamo raccontare un po' quanto è importante per noi il legame tra l'uomo e la natura, e quindi questo nome, diciamo, ci sembrava un bel modo per dirlo. Come detto prima, il progetto è nato su coordinate rock sperimentali post-rock, e è rimasto così per parecchi anni, mentre ora, da qualche anno a questa parte, concentrandoci più sull'argomento che sulla musica come partenza, siamo riusciti a creare un blend di suoni che vanno dal metal estremo a influenze rock psichedeliche, senza dimenticare il post rock, alternando però anche voci tere di Arianna con la mia voce in growl o scream, e quindi creando questa atmosfera oscura e, possiamo dire, altalenante della storia di Messner su questa montagna aggressiva, che alterna sia un'atmosfera oscura ma anche per questa esperienza grandiosa, e quindi momenti anche epici. Ma allora, una band che ci ha influenzato più delle altre. Abbiamo talmente tante suggestioni che potremmo dare mille risposte. Guarda, infatti provo a darne due, perché una comunque non è possibile. Credo sicuramente gli Ulver, in quanto band che ha fatto tante cose diverse, con tante ispirazioni diverse, e comunque con un'ispirazione di base che si rifà al metal scandinavo degli anni 90, più o meno cerchiamo di rifarci, e gli Assessed, che è il true metal, scuola di non amano, perché adesso fanno più o meno post rock, e a noi piace questa cosa un po', quindi è un po' la Black Gates, quindi dai, diciamo forse gli Ulver e gli Assessed. Allora, in particolare in questo album abbiamo voluto curare molto la parte dei testi, scrivere tutto in italiano, tra l'altro cosa che, insomma, abbiamo iniziato a fare ultimamente, perché prima scrivevamo anche molto in inglese, e diciamo il concept ha aiutato molto anche alla stesura dei testi, proprio perché il nostro obiettivo era quello di raccontare una storia, e quindi la storia stessa ci ha guidato nella narrazione. E abbiamo cercato appunto di alternare testi più introspettivi a testi magari un po' più spinti, sia come significato che come parole,
abbiamo anche introdotto un pezzo dove in realtà il testo non è neanche un testo con delle parole che hanno significato, non a caso, e quindi insomma abbiamo lavorato molto su questa parte e siamo soddisfatti, speriamo che questo arrivi anche nell'ascolto. Beh, è una domanda veramente molto complessa. Ok. Non credo che la vita sia una montagna, perché per come è finito a essere questo disco, neanche questo disco di per sé è una montagna, cioè parla di salire e scendere dalla montagna, però se vogliamo proprio dare come metafora, in realtà è una discesa agli inferi, è una cosa di cui ci siamo resi conto solo quando abbiamo ascoltato il disco finito. Cioè, il disco inizia a un certo livello di, non so come dire, di solennità e di un po' presa male, ma non presa così male, scende, fino a quando arrivi al fondo, a metà disco, e i pezzi successivi sono una progressiva risalita, quindi la montagna sicuramente è una metafora, ma è abbastanza una metafora di, in realtà, non di salire fino in cima in questo caso, ma di scendere fino al fondo, che è il fondo, vabbè, di noi personalmente per altri motivi, di Reinhold Gunther Messner, in quanto appunto il momento in cui c'è la vicenda tragica che subentra per poi risalire. Ma parlando specificatamente dell'ultimo disco, sono nati in maniera molto collettiva, infatti siamo molto contenti. Diciamo che tendenzialmente uno di noi, un po' tra tutti, porta un'idea di base, uno scheletro, e poi devo dire abbiamo lavorato tanto in sala prove per poi trasformare quell'idea embrionale nelle canzoni finite, sempre senza perdere di vista il concept che ci ha guidato molto, quindi l'atmosfera generale del disco. Allora, in fase compositiva, sicuramente il punto più complesso del disco è stato, cioè noi siamo abituati, no? Facciamo le cose pesanti, facciamo le cose cattive e tutto, però in realtà è pesante a livello di parlare di cose inventate, è una cosa, la pesantezza di dover narrare l'abbandono del fratello da parte di Reinhold Messner, tutta una storia su cui poi ci sono dei contorni veramente molto strani, mille cose che sono state dette contro Reinhold Messner, che più volte ha smentito, ci sono le prove, insomma, la vicenda umana così personale e così pesante, ecco, diciamo, capire come trattarla a livello soprattutto di scrittura dei testi, penso che sia stata in fase compositiva la parte più complessa. Dal punto di vista di registrazione del disco, registrare un disco è bellissimo, ho fatto tutti, quindi non c'è stato assolutamente niente di pesante. In realtà nessuno di noi fa teatro, ha mai fatto teatro, noi cantiamo. Però diciamo che sì, l'alternanza che si crea in effetti è un bello scambio, anche poi live si cerca anche di interpretare ovviamente questo tipo di cantato e di scambio botta risposta, voce growl, voce più eterea. Sì, diciamo che ci siamo immedesimati molto nella parte, appunto in base anche al brano cerchiamo di dare la giusta intensità. Anche sentire accostato, diciamo, la parte del duetto al teatro ci fa molto piacere, insomma. Diciamo che a livello di teatro, nel senso di ispirazione da prosa o cose del genere, non è che ci sia molto, però il modo in cui viene portato il disco live e anche alcune cose del concetto sono prese assolutamente dal teatro dell'opera, nel senso
ci sono diverse persone che interpretano diverse parti, come degli attori cantano in modo diverso, che può essere banalmente un coro, un soprano, un tenore, ma insomma c'è anche altri. In questo caso abbiamo la voce estrema, per esempio, e poi in più lì, strettamente parlando del teatro di tipo wagneriano, abbiamo i temi che si ripetono e che ricorrono, magari rielaborati. Quindi diciamo, teatro a livello di ispirazione nostra teatrale, se c'è, non è voluto. A livello operistico, questo direi. Sì, ci sta. Certo. Bah, sicuramente tutte e due le cose, nel senso che è bello raggiungere un punto in cui ti trovi benissimo con le persone in cui suoni, spero che sia così per tutti, più o meno. Che quindi suonare è veramente come vedersi con degli amici, anzi è vedersi con degli amici, quindi stare insieme è importante che ci sia questa armonia. Poi ovviamente, essendo comunque un progetto artistico, è anche bello che ognuno porti il suo vissuto, ognuno porti le sue influenze, quindi un po' entrambe le cose, diciamo. Allora, sicuramente a livello di testi, fortunatamente a questo giro non ho introdotto piemontesismi, cosa che invece è capitata in altri testi, e mi scuso di questo, però un solo più, un facciamo che è capitato. Però questa volta siamo stati attenti, però no, quello che sicuramente ha influenzato a livello di composizione il fatto di essere di Torino, comunque di vivere in Piemonte, è sicuramente la vicinanza con la montagna. Tutti comunque siamo, bene o male, più chi meno, appassionati di montagna, arrampicata, e quindi comunque era una tematica che viviamo anche nella nostra vita personale. Questo sicuramente è stato un punto che ha influenzato molto, ecco. Ma come, appunto, mi riaggancio anche alla domanda relativa al discorso di vivere vicino alla montagna, essere in Piemonte, eccetera, sicuramente abbiamo tutti a cuore la questione ambientale, sia per motivi appunto di passioni personali, sia a livello anche di studi conseguiti, e quindi sono sempre stati temi a noi molto, molto, molto cari, che abbiamo nel cuore, e quindi riuscire a trasmettere un messaggio di questo tipo attraverso la musica, che è una forma d'arte che arriva a tutti, è un modo anche per far avvicinare le persone a questi temi, che per fortuna ultimamente stanno emergendo un po' di più, però c'è ancora tanto da fare, quindi far parte anche noi di questo, sicuramente usare la musica anche a questo scopo, per noi è un valore importante. Ma forse il fatto che tutti possono fare qualcosa, perché l'ambiente è sempre visto come fosse qualcosa al di fuori di noi, no? Se vogliamo fare qualcosa per l'ambiente è come se facessimo volontariato, beneficenza per qualcosa che non siamo noi. In realtà non è così, perché l'ambiente e la natura siamo noi. Cioè, in realtà la Terra, il pianeta, andava avanti comunque, con o senza di noi. Ci sono stati stravolgimenti in passato che hanno portato, insomma, a avvicendarsi anche di specie diverse. E il problema è proprio questo, che noi facendo del male all'ambiente, facendo del male a noi stessi, a tutti gli esseri viventi che vivono in questo ambiente, in queste condizioni. Quindi questo è il problema. Quindi riuscire a trasmettere anche questo messaggio era un po' anche l'obiettivo di questo disco, perché parlano della montagna come di un essere, di un'entità, soprattutto, che comunque qualsiasi cosa succede rimane salda, rimane nella sua forma, mentre invece quelli che le vicende che si susseguono sono vicende umane, no? Perché poi sono gli uomini che appunto muoiono, arrivano alla meta, non arrivano, fanno fatica, e quindi era un modo anche di trasmettere questo messaggio, quindi che noi siamo l'ambiente e di fatto appunto il pianeta va,
va avanti comunque anche senza di noi. Ma come dicevo anche nelle precedenti domande, in realtà se tutti facessero una piccola parte, compatibilmente con quello che ciascuno di noi può fare e vuole fare, sarebbe già una grande conquista, anche solo ridurre gli spostamenti con l'automobile una volta alla settimana, decidere di appunto andare a piedi da qualche parte invece che usare la macchina, decidere di mangiare più certi tipi di alimenti rispetto ad altri. Sono scelte che secondo me non implicano un grande sacrificio per ciascuno di noi, però possono contribuire sicuramente, mettendo insieme tutto quanto, a un miglioramento complessivo e poi anche di diffondere, insomma, queste tematiche, parlarne, è un modo di tenere vivo questi argomenti e fa del bene. Sicuramente direi l'ultimo è stata, diciamo, la prima prova di portare live Reynolds. Abbiamo cercato di portarlo nel modo più fedele possibile al disco, con anche degli inserimenti di monologhi per trasmettere meglio il messaggio della storia di tutto quello che è successo in questa grandiosa impresa, che porteremo anche nelle prossime date. Senza fare spoiler, una di queste date sarà a fine marzo, sempre nella nostra città, e si svolgerà con la stessa dinamica. E oltre allo spettacolo abbiamo anche portato una mostra fotografica e pittorica degli acquerelli di Simone Mostacci, che ha curato le grafiche del disco, e con una conferenza del CAI e di Vertical Life per rendere tutto, diciamo, più ambientale e per far capire alle persone e rendersi conto di tutto ciò che riguarda la montagna e le esperienze che vorrà fare vivere con la nostra musica. Se devo parlare per me stesso, diciamo, a livello di live, ricordo anche con piacere un live di qualche anno fa al Maglio, sempre a Torino, in cui ovviamente non ho fatto gli ultimi brani, ma ho portato il nostro disco The Glimpse, presentando alcuni brani di The Glimpse e alcuni di più esattati. Allora, un momento su cui ci siamo tutti fatti una grossa risata era qualche anno fa. Prima del Covid, forse poteva essere il 2018-2019. Abbiamo suonato in un posto che ci piace moltissimo di Torino, che è San Pietro in Vincoli, che è una ex cappella cimiteriale sconsacrata, un posto con un'acustica straordinaria, bellissimo. Solo che per entrare nel posto in cui poi si scaricano gli strumenti, eccetera, appunto, la cappella cimiteriale è al fondo di un ex cimitero, ok? Non ci sono più le pietre tombali, però c'è un vialetto centrale e un prato attorno. Noi facciamo, chiaramente non ne sapevamo niente, era tutto vuoto, noi entriamo e parcheggiamo le macchine per scaricare i vari strumenti, macchine carichissime, piene di roba, per scaricare gli strumenti sul prato. Abbiamo le macchine sul prato, a un certo punto escono quelli della società che gestisce il posto, e perché fanno no, toglietele immediatamente, perché siete sopra un ossario, siete sopra una fossa comune. E niente, rischiate di cadere. Quindi ci siamo immaginati questa cosa in cui noi arriviamo, cerchiamo di scaricare e finiamo in mezzo ai teschi. Che era anche molto dark, ci si poteva anche sì, in effetti molto. Ma allora, non sono così underground, però diciamo che non me li vedo Sanremo. Ci sono, che a noi piacciono moltissimo, i Messa. Sono un gruppo metal che però ha delle suggestioni ambient veramente, veramente molto, molto belle. Sono veneti, li abbiamo anche visti live a Torino qualche mese fa. Messa sicuramente, sono un gran bel gruppo. Poi aggiungerei anche lì O, che sono un gruppo piemontese.
si chiamano proprio così, o hanno fatto anche un disco che si chiama Antropocene, quindi anche come tematiche diciamo siamo abbastanza vicini. Beh, sicuramente cercare di portare il disco il più in giro possibile, portare tutto lo spettacolo. Cercheremo di portare, diciamo, il pacchetto completo di questo concerto, con conferenza e mostra pittorica. E cercheremo di proporre in più città possibili. E oltre a Torino, ovviamente, suoneremo anche in Liguria e Lombardia e anche in altri posti, speriamo, insomma, a breve vivremo tutto con calma. Allora, comunque siamo italiani, quindi la domanda che non ci è mai stata posta in un'intervista, ma che noi ci poniamo spesso, è: qual è l'ingrediente che non può mai mancare in un piatto? O meglio, qual è l'ingrediente che ti rende migliore ogni piatto? Tra fritto impanato, formaggio fuso o un filo di olio buono? La risposta naturalmente la lasciamo a chiunque, perché sennò ci pestiamo per due ore. Sì, sì. Banalmente, diremmo i fratelli Messner prima della spedizione, visto il concept. No, sentire cosa provavano, in cosa speravano, che cosa si aspettavano, in che lingua pensavano. Insomma, tutte tante domande a queste due persone. Noi ci abbiamo provato, però chi lo sa. Grazie a tutti dell'ascolto, ci trovate su tutti i social, Facebook, Instagram, Bandcamp, trovate il nostro merchandise, e speriamo di suscitare qualche bella emozione in tutti voi, ci abbiamo messo tutto il cuore, tutta l'anima in questo lavoro. E speriamo di vedervi anche in giro in una delle nostre date o più di una, magari, chissà. Viva la musica live! Ciao, grandi!